Villa Vallero si rinnova e presenta due mostre molto diverse nello stesso momento. Sì, la nuova proposta di Villa Vallero è doppia mostra contemporaneamente, quindi avremo il piano terreno con Barba e Baffi e al primo piano scene contemporanee. Per scene contemporanee anticipo che il progetto è uno spazio dedicato ai giovani, proprio chiamato Spazio Giovani, e una volta all'anno ci sarà un appuntamento di questo tipo. Fino a quando rimarranno aperte le due mostre? Le due mostre saranno aperte fino al 28 marzo. Il 4 marzo alle 21 ci sarà la conferenza di Elisa Leynard, la curatrice di scene contemporanee. In che modo è nata quest'ultima mostra di Villa Vallero? Beh, noi abbiamo voluto sperimentare delle cose che potevano sicuramente divertire magari il pubblico, cercando di avvicinarlo a delle tematiche comunque storiche. E anche dall'amicizia con un grande fotografo? Beh, diciamo che in questo caso abbiamo incontrato l'amico Franco Marino che ci ha dato opportunità di vedere la sua collezione di fotografie di Barbe e di Baffi. Il rapporto col barbiere viene anche vissuto come un rapporto con lo specchio, in che modo? Beh, in questo caso abbiamo voluto giocare un po' sulla personalità delle persone. In questo periodo in cui ci sono personaggi che o si guardano troppo poco allo specchio e quindi dovrebbero guardarsi un po' di più, oppure si guardano troppo allo specchio. Abbiamo voluto così cercare di creare un piccolo filtro, soprattutto ironico, legato all'idea dello specchio e quindi dello specchiare se stessi e quindi creare un po' di narciso che c'è. Così nel proprio io.